Madrid, ottobre 2013. In Parlamento arriva la proposta di riforma della legge sul diritto all'aborto, targata al governo Rajoy. Il ministro della giustizia, Alberto Ruiz Gallardón, primo sostenitore del nuovo testo, viene interrotto da alcuni attivisti di Femen. Paese ad aver legalizzato le interruzioni di gravidanza nel 1985, la Spagna ha esteso nel 2010 le garanzie sul diritto all'aborto attraverso la legge sulla salute riproduttiva. Con una media di 120.000 aborti l'anno, la Spagna rischia con la nuova legge di veder diminuire le interruzioni di gravidanza quasi dell'80%. Gli attivisti di Decidere ci rende liberi sottolineano che la nuova proposta di legge aumenterà le disuguaglianze tra le donne. Grazie alla legge attuale sono diminuiti i problemi. Le donne che scelgono di abortire lo fanno in totale sicurezza. C'è più uguaglianza. Ogni comunità autonoma dispone di finanziamenti per garantire l'aborto. Esiste la possibilità che lo Stato. Inoltre, il numero delle interruzioni di gravidanza non è aumentato di molto. È un processo ormai collaudato. Crediamo non ci siano ragioni giuridiche, sanitarie o sociali di cambiare la legge attuale. La legge del 2010, approvata dal governo Zapatero, autorizza senza bisogno di giustificazione l'aborto fino alla 14ª settimana di gestazione, estendendo il limite alla 22ª settimana soltanto in caso di gravi malformazioni del feto o di rischio per la salute fisica e psichica della madre. La maggior parte degli aborti spagnoli si compie in cliniche private, i cui costi vengono rimborsati completamente dal sistema sanitario nazionale. Con la riforma, invece, l'interruzione di gravidanza sarà possibile soltanto in casi di stupro e di gravissimi rischi per la salute della madre e comunque entro la 14ª settimana di gestazione. Un progetto che esclude dunque la volontà della donna in tutta un'altra serie di casi. Per la prima volta dopo tantissimi anni la donna sarà di nuovo messa sotto tutela da parte di un giudice, di un medico. Non saranno considerati né i suoi sentimenti né le sue convinzioni. È una legge che annulla completamente la volontà femminile. E inoltre creerà disuguaglianze sociali. Le donne che potranno permetterselo andranno all'estero e avranno aborti in tutta sicurezza. Le altre dovranno ricorrere agli aborti clandestini, senza alcuna garanzia sanitaria o legale. Olga lavora per la clinica Dator da moltissimi anni. Il suo ruolo è prendersi cura dei rapporti con i pazienti. Un anno prima dell'entrata in vigore della legge che apriva al diritto all'aborto nel 1985, si è sottoposta a un'interruzione di gravidanza. Con la informazione che tenia. Avevo poche informazioni su cosa sarebbe accaduto durante l'intervento ed ero in preda a mille dubbi. Avrò delle complicazioni, cosa devo fare? Mi metteranno in prigione, lo sapranno tutti. Se va a enterar todo el mundo, se me va a notar en la cara que salgo de hacerme una interrupción de embarazo. Poi, una volta terminato l'intervento, la sola cosa che ho provato è stato un immenso sollievo. Se la legalizzazione dell'aborto ha messo a tacere i tabù, nella società spagnola rimangono però i pregiudizi. In un'altra clinica incontriamo madre e figlia. Accettano di parlare con noi, ma non vogliono essere riprese. Per i minori di 16 anni che intendono abortire è necessario il consenso di un genitore o di un tutore. Aquí, mi niña. Y todo se va, lo vas a tener. Mi niña. Yo lo tengo claro. Per me è tutto molto chiaro. Perché? Perché sono troppo giovane per avere un figlio. Non è facile come sembra, ma per me non è neanche un problema. È difficile vedere mia figlia scegliere di abortire, ma capisco che alla sua età non voglia essere madre. Per questo la sostengo, qualunque sia la decisione che vorrà prendere. La libertà della donna di scegliere cosa fare del proprio corpo è un'argomentazione inaccettabile per questa giovane coppia. Entrambi membri di Forum per la Famiglia e genitori di 7 bambini. Questa è l'ecografia di un bambino che Esperanza ha perso. Aveva appena 2 mesi e mezzo quando è morto. Ai nostri figli abbiamo spiegato che si tratta di un loro fratellino o sorellina. Non sapevamo ancora il sesso, che ora è in cielo con Dio. La teniamo qui, insieme alle altre foto di famiglia. Per lui, se sua moglie non esistono motivi economici, sociali, sanitari e psicologici, nessuna malformazione fisica o psicologica è in grado di giustificare un aborto. Per loro la riforma proposta è ancora troppo permissiva.
En España el aborto... L'aborto dovrebbe essere classificato come un reato dalla legge spagnola, non essere depenalizzato. Sempre e in todo caso, e más quando... Vanno sostenute le madri, sempre. Sono loro che portano in grembo vite umane. Un ser umano. Se una donna non vuole un figlio, può darlo in adozione, ma non è assolutamente accettabile che lo uccida. Con l'aborto stiamo andando verso lo sterminio della nostra civiltà, uno dei più grandi errori della nostra società. Nel quartier generale dell'Associazione Diritto alla Vita si lavora per eliminare del tutto il diritto all'aborto. Per la coordinatrice e la governo deve almeno garantire il divieto di aborto in caso di malformazione del feto. L'associazione propone piuttosto l'aumento degli aiuti per le donne incinte e il miglioramento del sistema delle adozioni. Siamo dell'opinione che anteporre le ragioni sociali al diritto di vita di un bambino sia ingiusto. In Spagna si spendono ogni anno dai 40 ai 50 milioni di euro per finanziare gli aborti e zero per sostenere le donne incinte con problemi economici. Secondo un recente studio, i tre quarti delle donne spagnole che decidono di abortire lo fanno per ragioni economiche. Aiutare le donne incinte e le madri in difficoltà è l'obiettivo della Fondazione Privata Madrina. La Fondazione garantisce aiuti alimentari, all'alloggio, nella ricerca di lavoro, così come un servizio di tutoraggio durante la gravidanza. I primi aiuti a essere sospesi durante i momenti di crisi sono soprattutto quelli alle madri. Questo crea un problema generale. Credo che il futuro inizi dall'aiuto alle madri, ai giovani. Garantire loro un alloggio, un lavoro, una formazione professionale. Un empleo, una formazione. Queste ragazze sono tutte madri di uno o più bambini. Seguono dei corsi preparatori per poter entrare all'università. La Fondazione Madrina si è occupata di supportarle durante la gravidanza, permettendo a molte di loro di non abortire. Io al principio sempre decía, ho sempre detto che se fossi rimasta incinta avrei abortito. Perché c'è un tempo per tutto e io avevo ancora molta strada davanti, volevo studiare, ma poi una volta incinta non me la sono sentita, non potevo abortire. Però credo che se ci sono dei problemi sia giusto scegliere di abortire. Io ad esempio ho sottoposto il feto a dei test per verificare l'esistenza della sindrome di Down, in quel caso avrei abortito. E in caso di stupro? Ah no, non lo terrei. Si tratta di una persona che mi ha fatto del male, di una cosa che mi ha fatto soffrire. No, non lo terrei. Il diritto all'aborto è diventato un caso non soltanto in Spagna ma nell'Europa intera. Se il Parlamento europeo ha appena rifiutato un rapporto che poneva l'aborto tra i diritti fondamentali, cresce nei 28 paesi il numero dei sostenitori dei movimenti per la vita.